Purtroppo c'è una brutta notizia. Devo mettere le cuffie, siamo in cassa. Nessuno dei due ha mangiato. Tu hai mangiato? Oh, Emiliano. Emiliano non ha mangiato. No, stai qua, per favore, ti prego. No, per favore, stai qua. Va bene lo stesso. Anche se non hai mangiato, va bene uguale. Guarda che non è per me. È per la chat, è per la chat. Guarda che si sono un po' risentiti. Madonna, sta camera va proprio schifo senza le luci. Aspetta un attimo che... Allora, ampia. Zona fuoco ampia. Ok, fatemi accendere due nanolift che è tutto grigio, se no. Guarda come cambia tutto. Dannazione! No, che oggi c'è il sole a Torino. Oh no! L'hai vista la nuova emoticon globale di Elden Ring? No. Questa qua. Oh. People leave. No, People, non levare! Non ditelo alle nonne. Ma... Io ho le mani troppo vicine. Mi dispiace. ogni volta. Aspetta, rimedio subito. Ho pensato si stesse alzando il mio monitor per un attimo. No, no, cameraman, venga giù, venga giù. C'ho le mani, purtroppo le devo usare. Sha, sha, ragazzi, sha, sha. Si dissocia pure la scrivania. No, la buona notizia è che avevamo intenzione di ordinare qualcosa. Solo che non so se Emiliano si sta facendo i cavoli suoi o sta ordinando. E Sto facendo i quindi cavoli miei. Certo. possiamo ordinare qualcosa prima di giocare a Elden Ring, che arriverà durante la nostra. The pizza pazza, io ho i comandi qua che sono estremamente touch, sono touch quasi quanto il microfono di Elgato. A proposito, mi passi quello per favore? Allora, fatti i gran cazzi tuoi tutto il tempo, che te devo dire? Vuoi un po' Davvero? che? Vuoi un po' che? No. Vuoi un palfruit? Cos'è un palfruits? What? Allora, scusatemi, sul mio delivery c'è... No, forse non dovrei farvi vedere questo posto perché sennò trovano dove abito. Però... Boh... Palfruit... Che cos'è palfruit? Cioè... È un posto che ha solo delle foto di frutta secca sulla Fa roba di copertina. spesa. Diventa Ok, però vende solo spesa. avocado e basta. Ordinate? Poche, poche, poche... Emon, patella advance. Bella sigla. Ciao Aruna, sono tornata, sono letteralmente sparita per lavoro e mi sono Ciao a mancate le te, tue addio live. che bene Aruna, guarda, se c'è sto! una persona che ti può capire in questo momento, te lo giuro sono io. Io ti capisco se manchi per lavoro. Io sono sparita per lavoro. Quindi, it's mutual. Guarda, se pensi che ci sia qualche problema, non esiste nessun problema. Ciao Pupa, oggi sono solo di passaggio un bacino. Un bacino, un bacino. Cosa ordiniamo da mangiare? Merenda o pranzo? Prendete i tortellazzi. Ma a me non fanno impazzire, devo essere sincera. Prendete del cibo, vero? Allora un bubble tea. Hai preso? Hai No. ordinato? Ok, allora... Ristorante indiano... Ma io me lo sparerei un poke, eh? Cioè, non so se posso giocare al The Ring e mangiare un poke. Però se mangiamo un poke... Poi tu vuoi preparare la cena? Lavori? No, oggi No, non non lavoro. lavori. Vuoi anche cenare dopo? In teoria. In teoria. Prannerenda con la polentina, ma magari la polenta, magari. Buondì Emiliano, ma oggi facciamo il Elden Ring o il Layton? Oggi è il Elden Ring perché è martedì, Layton è sempre il mercoledì, ma domani non ci sei perché lavori. E hai mal di schiena? Ma to anche io l'ho avuto una settimana fa, forse il letto, forse dovevo buttare il materasso. Io però ero a Rotterdam una settimana fa. Ho scoperto che c'è stata... Che cazzo di domanda dovrebbe essere? Non avete pranzato? Lo so, però poi magari non c'ho più voglia di cenare. Io non ho così fame durante la giornata. Ma non perché sono... Perché non mi muovo, sto seduta a disegnare. Cioè, quante calorie volete che i consumi stando seduta? Il mio culo è a forma della mia sedia. Non è che sto morendo di fame. È questo che forse non è chiaro. Io non sto... Cioè, non fa benissimo, ok... Ma il mio corpo sta tenendo da parte tutte le calorie, cioè sono ferma, sono ferma. Vado manco più in palestra e nel momento in cui sono andata al parco 3 volte si è accumulato il lavoro di 2 settimane.
sto andando a farlo al parco il lavoro. Che domanda è? Dottor Culo Sedia. Io però non sento le cose. Perché non le sento? Perché non vi sento nelle mie dolci, dolci orecchie? Voi vi sentite da soli? No, sì, boh. Tipo il The Ring, no? Lo sento, basta che funzioni quello, perfetto. Outbreak, grazie a 33 mesi. Noi l'abbiamo sentita la risab. Angulo, oddio! Ma non sapevo! Infatti, anch'io mi sono spaventata. Angulo! Calabrese. Volevo solo dirvi, scusatemi. Mentre scegliamo, allora, dobbiamo scegliere adesso. Stasera ceniamo o no? Sì. Ok, quindi vuoi pranzare o no? Sì. Ok, poke? No. Cosa allora? Qualcos'altro. Tipo? No, va bene, prendiamo il poke. Aiutami a scegliere. C'è un asiatico. Va bene il poke. Ma non devo, io ho detto la prima cosa che ho visto. Un kebab. No, il kebab non va a me. Scusate. Va bene il poke, prendiamo il poke. Check audio? Check audio? Non sento più. Vi chiedo scusa, mi sono presa un infarto anche io, non volevo. Un saluto all'asiatico che ci segue sempre. No, no, si chiama proprio ristorante asiatico, non è una persona che ho riassunto, è il nome di un ristorante, credo. Smetti con queste domande inutili, si mangia sia a pranzo che a cena. Ho capito, però voi non è che avete fame alle 4 e poi avete fame di nuovo alle 8. Tanto da pranzare due volte, che vuol dire pranzo e cena in realtà, non so se mi spiego. Cioè, avrò voglia di un panino e arrivo a cena che mangio grosso, no? Mangio tanto, questo dici te. Sì, infatti si cena alle 21:22. Quello dalla... No, non è vero. Ho visto anche gente a Milano mangiare alle 21:22 perché c'era l'aperitivo lungo. Io ho fame 24 ore su 24. Io no, ma perché... Il mio corpo ha detto, tanto sta scema non prepara, non c'ha tempo, quindi che cazzo gli facciamo pure venire la fame? Stai ferma e conserva le calorie. E infatti il mio metabolismo... Thank you! Io vado a standard note. Tu vai? Standard note. Che vuol dire? Ma... Ok, ma aspetta, dimmelo adesso se non riesci a farla live, che... Tanto mi stanno... Sta così male, Emiliano? No, mi spiace! Il poke me lo mangio tutto io. Mi spiace. No. Allora, vi giuro, non l'ho costretto a fare, io non sapevo niente. Ha mal di schiena da un pochino. Io pranzo alle 15:10 quando torno da scuola. Pranzo alle 19 lo stesso perché i miei sono vecchi e alle 21 non vogliono mangiare. Fanno bene, puoi mangiare in modi molto vicini fra di loro. Vedi, se prendevi subito da mangiare tutto questo non sarebbe successo. Io posso preparare da... Ho dovuto far uscire un reel. Avete visto il reel che è uscito? Se in questo momento specifico andate su Instagram, potete vedere che ho fatto un reel. E mi sono impegnata un casino per fare questo reel. Mi sono impegnata tantissimo a fare questo reel. Tantissimo. Ordino un attimo il mio poke salmone e poi vi dico in che senso mi sono impegnata tantissimo. Cos'è che ho tolto? No, zenzero, sì, mango. Perché ultimamente sostituisco lo zenzero ai citrioli, che mi piacciono molto di più. Mi faccio mettere un po' di questa salsina. Madonna, alga nori a pioggia. Io amo l'alga nori. Aggiungo sempre quel 50 centesimo, sempre. Perché voglio sempre, sempre, sempre. Ok, possiamo ordinare, direi. Abbiamo due poche consegna standard e il bello è che devo scendere io in caso, quindi vai al pagamento e paghiamo. Ho visto la storia dell'Atomic Purple. Allora, in pratica è successo questo e ve lo dico adesso così in caso in cui sappiate che. Avete presente che io ogni tanto vi faccio vedere delle cose che vi piacciono tantissimo? Bene. È uscito del contenuto Gambico su Instagram, devo vedere prima quello. Vai, vai, corri a vedere quello. Un saluto Atomic Purples. Ciao Mauro! Bene. Aia, mi sono fatta malissimo. Come stai, Mauro? Allora, praticamente mi è arrivata a casa perché mi hanno detto ti va di averla? Io sì, ammazzerò per avere questa cosa. Ma proprio easy, non c'è problema se ve lo dico. Penso sì, fortunatamente ce l'ho, quindi siete salvi. Avete presente che cos'è l'Atomic Purple? Se non lo sapete, ho fatto un reel dove ve lo spiego. Perché? Perché io ho fatto un piccolo reel...
piccolo reel, che non è sponsorship, perché non sono stata pagata per farlo. Mi è stato regalato un oggetto, e siccome io con il gatto faccio sempre queste cose che sono sempre molto 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 spontanee, io non ho nessuna descrizione di quello che devo fare nello specifico, però mi regalano tante cose. Io sono il gatto partner, quindi mi metto a fare degli scambi, tipo se vi va di mandarmi questa cosa ci faccio come minimo un contenuto, dai, così la faccio vedere. Mi hanno mandato una limited edition, che è stupenda, ora ve la faccio vedere, che è l'Atomic Purple della Stream Deck. Io non so se siete fan dell'Atomic Purple, non vi spoilerò niente se non sapete che cos'è Atomic Purple, perché l'ho spiegato in un reel di un minuto e mezzo, quindi sono stata piuttosto precisa. E c'è un'altra cosa fichissima in realtà, aspetta, ve la faccio vedere subito, perché un paio di volte avete visto cose che mi sono arrivate, tipo il mouse di Cyberpunk, non so se ve lo ricordate, anche quello della limited edition, e nel momento esatto in cui ve l'ho fatto vedere... Non c'era più. Era finito. Questo c'è ancora, è uscito ieri. Ieri sera, ok? Ieri sera è arrivata la mail a tutti quelli che sono iscritti. E c'è una cosa fichissima anche dentro. E questo ricorda esatto il vecchio Game Boy Color, che è... No, non è qui, è... L'ho messa lì. Datemi un secondino. Aspetta. È tipo qua. Yes. Guardate che bella. Guardate che bella questa cosa, è fighissima, cioè mi piace tantissimo questo, è praticamente la tessera che attesta che è una limited edition, e io ho la numero 1548 su 6900, nice, ho visto adesso, 6900, nice, fico. E dietro c'è tutto il pattern di Elgato, quello che c'è anche, non so se vi ricordate, nei pannelli fotoassorbenti, nelle felpe, nelle magliette. È fighissima sta nice. Non so perché 6900. Ho fatto cosa adesso? Scusami, prego, se so che ti dà fastidio. Comunque, mi hanno dato questo, che è bellissima, e viene insieme alla limited edition, che è questa, e c'è il filo, che è purple, e quindi... Se volete la limited edition, io non sono pagata per fare questa cosa, però è solo su Amazon per il Prime Day. Il 16 luglio ci sono degli sconti, non prendo nessun tipo di soldo io per questa cosa. Prima che mi chiami la finanza, controllate tutto, io non ho il minimo problema, non mi paga nessuno per dire questa cosa. Semplicemente mi fa molto piacere ricevere queste cose e di base... Ogni volta che mostro qualcosa mi dicono, ma non c'è più sul sito! È la primissima volta che mi arriva una cosa mentre stanno ancora scadendo gli oggetti limited. Non ho quasi mai l'anteprima. Al massimo prendo qualche avanzino di magazzino, perché faccio schifo a fare i reel in tempo. Stavolta l'ho fatto in tempo. Secondo me è carino. Secondo me è carino questo reel, perché l'ho fatto vedere tipo a Gabritos stamattina, che abbiamo dovuto fare una call per dei video che stanno per uscire, e gli ho detto, ti va di vedere un reel insieme a me? E quindi gli faccio vedere il reel, stiamo parlando, l'Atomic Purple, bla bla bla, e a un certo punto dico, se anche voi siete fan come me, non potete farvi scappare questo! Io faccio, in realtà è una DV, ma non è vero! E lui fa, arca puttana! Perché per un minuto vi confondo con le informazioni. Però niente, era soltanto per dirvi che volevo dirvi che esisteva questa cosa, non volevo che pensaste che fosse una marchettata, e quindi volevo anche fare un reel carino, tutto quanto. Devi fare una front cover versione Atomic Purple per la deck, giusto? In che senso? Non è una cover, è proprio il deck. Sì, è il... la stream deck Atomic Purple, cioè la cover è solo per dire... Avete mai... sostituito la cover del vostro Game Boy per metterci la cover Atomic Purple? È quella la cover, cioè, però è tutto insieme. I tasti non sono con la cover Purple. Non so se è comunque un termine tecnico. Come sono attenti ai dettanti, pure il viola sono pazzurdi. Io ho caldissimo. Emi, per caso la lavatrice, lavastoviglie è finito? Cazzo. Non possiamo fare ventilatore e lavastoviglie insieme. Cambiavo la cover del Nokia, vale. Esatto. Bellissimo video. Viola lo Steam Deck, mi ricorda il mio vecchio Game Boy, esatto. Fa caldissimo. Pensavo fosse una cover come quella che avevi disegnato tu. No, questo è interamente purple trasparente. E
C'ho questa. Boh, quanto mi sento figa con la mia cartina che ho scritto che sono il numero 1500. Cioè, capito? Io sono il numero 1500. Io non sono nei pensieri primari di nessuno. Però ho avuto questa occasione. Ho detto, senti, va bene così. Per favore, grazie. Quanti picarati. Allora, amici, io siccome oggi non voglio finire troppo tardi verso te perché ho un casino di lavoro da fare, stamattina ho fatto una chiamata di 2 ore con Gabri, quindi ho perso 2 ore del mio tempo. Io inizio a giocare a Elden Ring mentre mi arriva il poke e devo mangiare. Latticino! Però prima ditemi come state. Oggi giochiamo subito, anche perché è Elden Ring, non vedo l'ora. Aumentare i kilowatt casa, ma ti costerebbe qualcosa in più. Deviart, io suderò ogni mio soldo risparmiato piuttosto che dare. Però aspetta, adesso sono su Nen. Io non ho più quella merda di Iren. Tra l'altro, sono dei truffatori, non cascateci mai. Vabbè, questa cosa è piccola, è una parentesi brutta, ve la racconto. E quei bastardi si sono accorti che ho cambiato compagnia, perché Nen si è occupata di cambiare compagnia, no? Cioè non devo fare niente, io hanno fatto tutto quelli di Nen. E praticamente, siediti, se stai male, inizio a giocare io. No, no, ti puoi sdraiare se No, vuoi, no, inizio a no, sì. giocare un po' e poi. Non voglio che mi muori. Ma No, no. sono fluffy i capelli, mi piacciono un sacco. Seduto e vivo. Non ti risponderò mai. Sto lavorando, ma sto molto bene, grazie. Meno male! Che bravi! Imbottito di Covid! Ma com'è possibile? Ma dov'è il Covid in questo momento? Quando cambi compagnia si passa il tuo nominativo a vicenda. Esatto! E sai cosa fa Iren? Che non ho nessun problema a dire questa cosa perché ho provato a dimostrarlo, ma ovviamente mi serve tempo e avvocati. Io non ho nessuno dei due. Non è vero, un avvocato ce l'ho ed è strabravo, però non ho il tempo di stare dietro un avvocato e comunque dovrei pagarlo. Praticamente hanno alzato di brutto la mia ultima bolletta, siccome era. Ma proprio roba che siamo passati da gas 80, 100, 100, 329 euro l'ultima bolletta del gas. 329 euro! L'ultima bolletta del gas vuol dire aprile-maggio, eh? Non è inverno. Aprile-maggio. 329. È un bilocale questo posto. Neanche un trilocale, saranno 70 metri quadri. Pezzi di merda di fango, maledetti bastardi. Perché ovviamente l'ultima bolletta che ho fatto, io dovevo tirarmela al massimo per farmene pagare tre praticamente. E continuavano a mandarmi delle cose, dei solleciti, anche se io continuavo a scrivere all'assistenza, voi mi dovete rispondere, dovete spiegarmi secondo quale. Cioè, non sta né in cielo né in terra sta bolletta, però loro non mi rispondevano online, ma mi mandavano lettere a casa dicendo: ti mandiamo gli avvocati, agiremo per vie legali se non ci paghi entro 2 settimane. Sto tira e molla, mi sono dovuta arrendere, pezzi di merda, e adesso passo a Nen, che sono passata a Nen, che sono solo 174 euro al mese, tutte e due, sia luce che gas. Cioè, capito? Capito, ladri? Scusate, quando metto la mano così. Ciao, Logi, come stai? Tutto bene? Logi, non Logi, scusami. Quando metto la mano così è perché lo sto dicendo ancora più forte, tipo, hai capito? E quindi devo fare così. E pezzi di fango, quindi adesso sto da Dio e mi è arrivata una cosa tipo, ti è arrivata un'altra bolletta da Iren. Io con loro ho chiuso a maggio, siamo a luglio. Io esplodo. Cioè, ho visto stametto. Io adesso, ti giuro, mollo tutti i miei progetti e vi vengo a picchiare. Che cosa cazzo vuol dire che mi dovete caricare un'altra bolletta? Vado subito sul sito e in realtà è un rimborso. Non ho idea del perché, non c'è scritto come, dicono ti dobbiamo 400 euro. E io sono tipo, ma guarda un po', ma guarda un po', mi dovete 400 euro, ma guarda un po', forse avevo iniziato a scavare un po' troppo, non lo so come mai, c'è scritto soltanto a debito di rimborso. E basta, io devo soltanto dare il mio IBAN per farmi ridare questo rimborso. Indovinate dove si è fermata. Questo non lo sai. Indovina dove si è fermato il mio percorso con Aire. Mi è arrivata la letterina con scritto: vai sul sito a fare questa cosa. Vado sul sito a fare questa cosa. Inserisci nome e cognome. E lo faccio. Inserisci IBAN. E lo faccio. Invio. Errore del sito. Lo rifaccio. Invio. Errore del sito. Boh. Ditemi voi. Ditemi voi. Se il primo che passa Aire. Poi non venga a piangere da me. Non venite a piangere da me. Non li vedrò mai. Perché la letterina fatta di carta, c'è scritto che devo per forza farlo sul sito. Ma che lieto fine! Ma che lieto fine! Non li posso avere quei 400 euro, sti maiali! Ma non è un lieto fine! Non funziona il sito proprio quando devono rimborsarmi 400 euro.
Hanno messo la regola sul form dove se inserisci il tuo iPhone ti fa errore. Io non me lo spiego. Tu te lo spieghi? A Roberta. Al mio nome e cognome non si è mica fermato. So close. Ovviamente, non è bisogno del comunismo. Lettera fatta di carta. Comunque. Chiusina la parentesina, che era l'unica cosa che volevo dire. Per tutto il resto io sto bene, sono contenta se state bene. Loci, come stai? Come stai? Come va nella vita? C'è Loci? C'è Loci? È lui? È lui? Vieni più vicino, vieni più vicino. Che così, se no Loci non ti vede, non ti vede mai Loci. Dai, dai, su che non vi vedete mai. Loci, Emiliano. Chiama l'assistenza. Madonna, non c'ho tempo! Voglio spaccare tutto, le cose devono funzionare e basta. Voglio andare a vivere in Giappone. Fa caldo, tutto bene? Già. Già, fa molto caldo. Roberta. Mando una lettera e chiedi di farti mandare un assegno e andare a riscuotere in banca. Ma io non c'ho tempo di fare ste... Cioè, non c'ho tempo di mangiare. Figurati se Iron viene prima di mangiare. Vabbè, mangiare viene molto dopo le mie mansioni, però sicuramente sopra Iron. If IBAN Roby uguale error 404. I rimborsi puoi fargli pagare in assegno, basta che dici di non avere un conto. Si può fare, eh? Iron non ha una sede, quindi non posso neanche andare a bussare e dire mamma mia, a guardarli e dire sì, ci avete proprio la faccia da ladri. Mi dispiace. Sono bruciata tutte le mie sponsorship con Iron, ma questo è un monito per me stessa. Io non passerò mai, mai, mai più a quella compagnia. 400 euro sono tanti pochi, Roby. Lo so, però io devo aspettare di consegnare sta cosa. Da regia mi dicono di esplosioni dopo una recente frase. Cioè? Che vuol dire? Che ho detto? Cosa ho detto? Che hai detto? Che esplosioni? Cosa ho detto? Non ho detto niente, no? Mi è scappata qualche eresia. Perché l'ho arrabbiata? Non me ne rendo conto, non ho detto niente, vero? Vabbè, comunque, continuiamo. Che cosa hai fatto? Ma vuoi qualcosa dietro la schiena per prendere un cuscino? Che cos'è? Il ghiaccio. Ma quindi è tipo una botta? No. Ok, continuiamo. Grim! Hello! Come stai? Mangiare viene dopo. Ok, ok. Allora, era Torino. Scusatemi. Allora, io direi di iniziare, ma prima di tutto abbasso un po' il volume di Elden Ring. Sai mai? Il mangiare viene dopo molte mansioni. Sapeste quante volte... Io non ho mai stirato in vita mia. Chiara, che è venuta con me a fare Rotterdam, si è resa conto che mi ha proprio guardato e detto: tu sei incredibilmente funzionale in un sacco di cose e per un po' ti ho davvero invidiato, ma ora mi rendo conto che in altre sei veramente, veramente indietro. E io lo guardavo e faccio: esatto, è questo il mio segreto. Io non ho tanti punti in più abilità da spendere, è che li ho distribuiti in un modo in cui neanche ti puoi immaginare. Se sapeste quali dei miei attributi, se fosse GDR, fosse zero. Cosa mi ha mandato Loci? Adesso ti faccio vedere. Adesso vediamo cosa mi ha mandato Loci. Allora, io direi che posso mettere Elden Ring qui. Così posso controllare tutto. La chat qua, così la può leggere Emiliano e la può leggere me. Elden Ring invece di là, perché mi viene più comodo guardare da quella parte. Sì, molto di più. Questa è la nostra via che ha finito, quindi posso accendere il ventilatore, giusto? Aspetterò che arriva il poke, così vado ad aprirlo. Cooking 0, sopravvivenza 1, voi non avete... Piripipi, piripipi, pipi... Aspetta, wait. Ma qua non c'è scritto che voi lo avete come audio, da dove lo avete sentito prima? Era dal microfono? Cioè, l'avete sentito dal microfono? Noi non sentiamo, infatti. Ma prima, quando vi ho bucato le orecchie, da dove era? Scusa, qua non mi segna... Non mi segna le casse. Proprietà... Boh, predefinito? Cioè, voi dovreste iniziare a sentire adesso, forse. Quando vi ho spaccato le orecchie con Elden Ring... L'avete sentito per forza dal microfono, perché OBS non mi segna che lo sta mandando in streaming. Ora sentite solo la musica, ok. C'è un momento in cui avete sentito fortissimo il The Ring, non mi spiego da dove sia uscito. Non era un'altra scena? Era webcam. Ah, dici che c'era in webcam e non qua? Ok, ora dovrei sentirlo.
Lo sentiamo bene o non sembrava dal mic? Meno di un minuto per il rider. Eccolo qui ora. Ok, va bene. Domanda, vuoi stare con la chat o vuoi andare a prendere le cose? Di sicuro non mi interessa. Allora devi fare compagnia alla chat. Ecco qua. Salve. Mi raccomando, mi raccomando. Ci guardiamo nelle palle degli occhi. No, non riesco a mettere i pikmin. Il mouse è lì e la tastiera è lì. Non ci arrivo. No, non guardarmi in tutte e quattro le palle, grazie. No, ecco, bah, lo sapevo, va bene. Il menu di cosa? Il menu di Elden Ring? Continua. Oi, oi, oi. Quanto avete giocato voi Elden Ring? Avete finito il DLC? A che punto siete? Senza fare spoiler, ovviamente. Cancellate lo spoiler che stavate scrivendo. Riscrivetelo senza spoiler. Non ce l'hai, va bene, mi dispiace. Seconda run, ok. Finito. Solo un centinaio di ore, classico. Anch'io, penso. Ah, Loci è appena iniziato. Wow, goditelo. E stacca lo stream appena iniziamo a giocare. Dovrei prenderlo? Se hai il gioco base, sì, assolutamente. E se non hai il gioco base, dovresti prendere il gioco base e il DLC. ore sull'intero gioco, spero, non sul DLC. Spero che tu non abbia fatto 550 ore da 2 settimane fa. Sto solo giocando a ZZZ, cos'è tipo Zenless Zone Zero, è quella roba di Genshin Impact altro. Ho fatto un finale con una certa strega, ma vedete, è ancora viva? Beh, sì, no? Sì? Sono su Baldur's Gate in ritardissimo, Baldur's Gate manco io l'ho finito. 970 ore in tutto, wow. Zenless Zone Zorro, esatto, sì, quello che ho detto. Uioioi. Oh. Ho mal di schiena, Loci. Non so come mai, ho una contrattura o qualcosa qua. E mi è venuto tra l'altro ora, cioè mi era venuto tipo un paio di giorni fa. E stavo tipo, ok, adesso. E ora, prima, quando ho preso il telefono per guardare gli ordini, ho sentito proprio nuovamente il muscolo che fa. E quindi ora sono spaccato. Oh, yeah. Io non leggo queste cose. Sono un pezzo di merda. Sono un pezzo di fango. Sono un pezzo di pongo. Non sono plasmabile. Poi vabbè, è colpa mia che sto sempre storto, non faccio mai un cazzo, però... Oh, così va. Così va. Il grande fastidio è che fa male quando, solo quando respiro, quindi non è un problema. Loci, sì. Il colpo della strega è durato 4 settimane, porca puttana. No, no, certo, anch'io sto in posizione gamberetto. Io sto di base quasi sempre così sulla sedia, con la gamba alzata, con entrambe le gambe, oppure sdraiato con i piedi sulla scrivania. No, no, non è 100% una mia responsabilità, come la schiena poi decide di punirmi per le cazzate che faccio. Non posso veramente prendermela. Ho preso 2 blocchi dal freezer, almeno quelli mi danno un po' di raffreddamento, se devo andare. Ho sentito la porta chiudersi tipo 2 minuti fa, ma non... Ah, ecco, arrivo. I cerotti riscaldanti no, non ce li ho. Ma per ora ci ho messo il ghiaccio. Che poi non ho mai capito perché fa bene sia il ghiaccio che il caldo. Ma tu stai veramente intrattenendo, che carino. Certo. E se è andata via per 6 ore, non è che posso star qua... Ho preso le cose, ho aperto, quella c'è l'acqua, anche era già lì, quindi non l'ho presa.
piccolissima una mail perché dovevo... Hai risposto ad una mail? Di qua? Sì, sì, sì. Sì, sì. Ho dovuto farlo in tempo zero. Infatti ho tipo... Tipi. Di cosa avete parlato? O saranno i vostri segreti? Mal di schiena? Torcicollo? Mi dispiace. Era il momento LOL, in realtà. Possiamo mangiare! La mail del rider. Caro rider. Ma poi velocissimi, oh, ci avrà messo 10 minuti e basta. Sì, a parte che sono le 4, quindi... Quindi dici che stavano lì a dire... Non si capivano tanti ordini al momento. Penso proprio che chiuderemo... Oh! Ma quindi possono fare ordini tutto il giorno? Non chiudono? Ci avete a casa i cerotti riscaldanti. Comunque, sì, se vuoi, finiamo prima e vado in farmacia. Ma io tanto ci una cosa. Ah, ok, non lo sapevo. Allora andiamo, guys, let's go. Ma io non lo sapevo, non so niente. Questo è Telegram, invece. Gatto, tra l'altro, prima mi ha scritto "ti faccio piangere" e io non ho capito cosa intendeva. Ok. Ah, è piaciuto Rel. Allora, perché Gatto vuole farmi piangere? In che senso? Sì, vabbè, mi fa vedere altre videocamere. Mi ha mandato una cosa che ho comprato... Mamma mia, non vedo l'ora... Ora mi godo questo momento di Gatto. Gatto mi ha mandato una cosa che ho comprato 5 mesi fa e sto già per rivendere. E Gatto è sempre quello che mi dice che sono troppo indietro e sono old. Non vedo l'ora di dirglielo io. Guarda, faccio... Voglio macinare ben bene questo old. Me lo macino tutta la live e poi glielo sparo in faccia alla velocità della luce. Ma non vedo l'ora. Scusatemi, ho chiuso Telegram proprio adesso. Dunque, dove eravamo rimasti? Mentre io mi mischio un pochettino il mio poke. Eravamo rimasti che la... Sono andata in Atta, sentivi meglio. Sì, hai ragione. Penso che qui sia fattibile per entrambi. Mi confermerai? Giusto, perfetto. Allora, praticamente, mentre non ero in live, ho fatto un paio di cose. Ho recuperato la cenere del Mimic mio, però non mi piace tantissimo. Penso che continuerò a usare Oleg. Non mi sono abbastanza affezionata, però ero solo curiosa di vedere che cosa fosse la cenere, la lacrima, quella che ti imita. Boh, a me piace affezionarmi ai miei Pokémon che lancio in campo e quindi io tifo ancora Oleg. Sinceramente io non mi fido di me, quindi che ci siano due me in campo non mi piace proprio come non lo so. Sono due persone che non pranzano nello stesso campo. Almeno Oleg 100% cucinerebbe il pranzo. Oleg cucinerebbe per tutti. Cioè Oleg è tipo Senshi di Dungeon Food. Si vede che è un padre di famiglia che deve proprio portare a casa la pagnotta e io penso che lui sia il più responsabile. È proprio meglio che ci sia lui. Ti schifi da sola, bene. Allora, io a me darei dei compiti più meccanici, tipo posta questo, manda quella mail. Se dovessi combattere o sopravvivere... Chiamo prima Chiara. Lacrima riflessa. Io allo specchio, sempre. Ce ne vuoi, c'è anche Tike, ma puoi fare off. Chi è Tike, suggeriscimi? È l'assassina dei ricoltelli. Ce l'ho lei, mi sembra. Mi sembra di avere una Tike. Ha un colore particolare, signorina? No, è Terolina. No, ce l'avevo quella dei ricoltelli. Una di quelle che ha ucciso Godwin, no? Mm-hmm. Porca vacca, sei forte allora. Se ha ucciso Godwin. Stregone Bisavio. Mio nonno. Cenere di cristalliano. Allora, io credo nella potenza di tutti coloro che hanno un nome proprio di persona. Cioè, se ti chiami Oga, Cavaliere Mantorosso, Oleg, bella. Se ti chiami Uomo Serpente, fai schifo, palesemente. E infatti Cenere di Lacrima Riflessa non ha un nome. Dopodiché ho preso questo, questo qui, questo pendaglio, che non ho letto, tra l'altro. Non l'ho letto, lo leggo oggi in live con voi. Perché mi aumenta notevolmente la build che sto facendo. Io avevo la versione un po' più nerfatina, una palla con meno teste. Questa palla ha 1000 teste, non so neanche cosa, un portachiavi per telefono. Quindi sono molto contenta di averla recuperata nella torre degli Albinauri, proprio nelle zone innevate. Molto forte ma poco resistente. Ah, come la tenna allora.
No, lacrima, molto più resistenza. No, no, non ci voglio. Io voglio un fight divertente. Non voglio me stessa. Li voglio Oleg, voglio un compagno. La corrente originaria sostiene una concezione proibita dalla stregoneria scintipietra, e questo lo sapevamo, perché aderisce ai suoi dettami l'atto di reclutare stregoni da tramutare in semi di stele è un semplice processo di ricerca scientifica. Ok, cosa facevano e che cosa erano queste teste lo sapevo, quindi forse è una ripetizione dell'altro talismano. Minchia, oscurissima sta parte di Elden Ring. Dopodiché ho ritrovato una chiave. In realtà però... No! La cosa che... c'è da fare... No! Non era da questa parte. Ma come? Mi sono sbagliato. Ma è proprio la chiave che mancava! Sì. Se vuoi preparare... Ho detto che era una figata questa cosa, devo farlo assolutamente in live! È vero, ma non era lì. E mi sono... Come no? No. Era da un'altra parte. E questo schifo allora? Se vuoi puoi farlo, però non è quello che intendevo. Allora anche Tika potrei valutarla come compagna di vocazione. Ma Oleg mi protegge. Oleg è un papà. Oleg è un daddy. Questa parte è divertente per altri motivi. Oh, che carini, a me ci sono le scale a fianco alla cascata di merda. No, ma che no! Che è la città infame? Ma che vuol dire? No, no, il cavallo! Il cavallo è al momento non raggiungibile. Vado, corro, va là. Ma guarda te, oh, ma guarda te, ma da quant'è che non vengono a pulire poi in sto castello? Insediamento, volevo dire. Ah, vabbè, più lenta di quanto pensassi. Bello, però che faccio? Brutto. Carino così. Che sfrutto un po' le altezze in questo modo. Madonna, c'è anche tutta quella parte. Ok, vediamo intanto qua dove si va. C'è niente? Nulla? Ormai considero... C'è niente. Solo per farmi un girettino, va bene. Oh no. Ok, allora mi metto qua. Così evito un po' la malaria. No, oh, che palle. Uffa. Vai, corri, 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 corri. Va bene, eccomi. Mi sembra piuttosto fornito di... Che cosa è? Madonna. Che schifo, madonna, ce n'era... Ecco, allora, stamattina in cucina ce n'era uno uguale. Gabrietus lo sa. Qualche... Ma dove erano? Ma da dove arrivano? Ok. Dovrei mettermi degli scarponi... Vai, uso il ride. Con tutti. Ma poi cos'hanno i calzini? Cosa sono? Delle mummie? Ma come sono fatti sti cosi poi? Sì, hanno i calzini. Sono moschette da frutte. Io urlo. Allora, al volo. Così. Da Blythe passiamo a... Ah no, non c'è il... Cos'è, veleno? C'è magia, fuoco, fulmine sacro, non c'è veleno. Ma sì che c'era. No, mi ricordo che c'erano i full set da anti-marcescenza. Sì, tipo. È l'immunità. Ok. Il veleno non è danno. Non è danno il veleno. Ok. Quindi trovare tipo... 37, guarda, non mi fanno niente. 44! No, basta, poi qua diventa una merda. Dai! Fatti sotto. È veloce uguale, però forse mi fa meno danni. O mi sembra più lento, non lo so, non sono sicura. Sei stupido, hai spaccato un albero, eh. Non si fa. Aia. Ma che schifo i vermi! Ma che schifo! Ma ti pare? Ma sto morendo! Ma sono morta! Ma non me ne ero accorta mica! Ma non me ne sono accorta di niente! Non me ne ero accorta di niente! Gatto, 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 gatto. Io l'ho già comprato quello. E lo sto già rivendendo. Lo vuoi il mio? Boh, così. Old. Old. È noto tesoro, mi ha chiamato tesoro.
Questo è nuovo ed è incredibile. È identico, gatto. È identico, ti vogliono inculare. È assolutamente identico. Anche l'altro mi ha un po' molto deluso. Un po' tantissimo deluso. Ti assicuro che non è così rivoluzionario. Comprati il DJI Gimbal. Ciao. Che fortuna che non sanno scendere le scale. Allora, non le ha scese. Non lo sapevo che faceva. Ma che barzelletta è Elden Ring? Da quando lo gioco sto di e si fa solo ridere. Devo chiedere a Gabri un altro reel. Cos'è? Aspetta. Oleg scaraventato via sta scena qua. È pieno di ste gag. È morto di gravità addosso. Le ascese a modo suo. Grazie, Buzz. Devo andare verso le mie rune. Comunque ci scriviamo su Telegram, gatto. Secondo me è un po' scammina quel brand da quando l'ho provato. Ti assicuro che è scammino. Ma soprattutto, non lo dico io, me lo dicono. Se io con quel manubrio ho dovuto fare... l'ho dovuto anche dare in mano a dei colleghi per aiutarmi a fare delle riprese. E anche loro hanno detto la stessa cosa. È super scam, purtroppo. Con l'app e tutto, non... ci mette 6 ore a stabilizzarsi. È terribile. Voilà. Ecco, vedi, se stamattina avessi avuto una katana, non sarei rimasta chiusa in ufficio. Stavo per morire di pipì addosso. No, no, no. Ho una katana! Vabbè, ma non la affilo da un sacco. Ho una katana, effettivamente. Corri, 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 corri. Corri, 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 corri. Corri, 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 corri. Corri, 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 corri. Non mi farò impietosire ancora, basta. Oh. Hopla. Madonna, guarda tutti. Ma che dettagli. Ti prego. Per cortesia. Ma io sono in midroll. Freccia serpente. Non mi hai fatto niente. Io non capisco chi è vivo e chi è morto, onestamente. Sono tutti che ragdollano. Non capisco. Guarda, 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 ce l'ho sempre fra i piedi. Non capisco chi è che si muove perché è vivo o perché è in mezzo alle palle. Basta, sono il re del mondo. Quante cazzo sono? Aspetta, aspetta, aspetta. Non ho più mana. Wait. No, voglio fare sta cosa fighissima. No, aspetta. Potere della luna. Oh, a chi volete voi? Vai, 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 vai! Sbam! Vabbè, pensavo meglio. Oh, cacchio! Ciao, ragazzi! Ho fatto un errore. Ho fatto veramente un cazzo di erroraccio, maledetto, perché questi c'hanno gli attacchi ad aria. No, che stronza che sono. Ok, bevo. No, ho sbagliato. Benissimo. Che schifo sto attacco ad aria. Cosa è questa? Ah, capito. Perché pesto la cosa che hanno tirato. Ok. Boh. Basta. C'ho voglia di fino a lì. Voilà. Che palle, ho sprecato una fischietta di mana. Devo farmi una sostituzione di mana. Allora, mentre aspetto che il muco mi scenda, che altro c'è da fare qua? È veramente la cacca. C'è qualcosa lì però. Io non sono arrivata da lì, vero? Sono arrivata da là. Ok, ok, molto interessante. C'è anche un oggetto. Do un morsetto. Non la affilo da un sacco. Sì, 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 è la katana, quella giocattolo di Overwatch in realtà. Ciao Gabritest! E Bart è stato così gentile da mandarti la clip. Mi sa che serve un altro reel di Elden Ring più avanti perché ci stanno succedendo robe incredibili. Non sono Marco Morte, Renai se deve vergognare, sta spero. L'ho abbastanza d'accordo, però è proprio la scheggetta delle palle. Il problema è che io sono super potenziata.
quindi non capisco perché non guasciotto con le mie magie. Un Oleg. Ce l'ho Oleg, non ho un Oleg. Uno pure più ad aria, ma allora fottetevi. Ma è pieno di corna! Mi posso curare, sì? Sì, sì, certo che posso curarmi. Mi sono aumentato un po' il vigore. Ma non gli bloccavo gli attacchi a un certo punto con sta cosa? Scusate se spammo questo, però non c'ho proprio voglia di tornare qua più avanti, quindi, cioè, la faccio un po' con quello che mi dà il gioco, però... Dai, ma quanta gente c'è! Ma che è un party! Basta! Che con le falciate così mi faccio fuori tutti in un colpo solo almeno, però... Madonna, che palle! Basta. Sono più mala. La fiaschetta, l'ultima grazia, è lontanissima da qua. Mi piace. Pensavo ti stessi mettendo via il poke. Allora, lì stanno tenendo occhio quella cosa. E quindi di riflesso la voglio. Mi aspetto il trappolone. Poi leggo tutti gli oggetti, perché sto spadone magari è molto interessante. Che pezzi di merda, non c'è niente. Un trappolozzo. Ah. Yeah. Ufficialmente un rave. Sì, veramente. Non la scheggetta, la luna megafotonica della vita. Che tu dici che è figata. Credo si chiami così. Non ha senso. Dovrebbe shottare. Ovviamente quando me le tirava lei, shottavano. È sempre così. È sempre così. Ho sentito dire che quell'arma è sgrava. Non lo so, io la prendo soltanto perché fa le lucine quando fa la weapon art. Così faccio incazzare tutti i pro player che dicono: ma tu dovresti fare una build fede! E io dico: lol, guarda le luci, guarda le luci. Ho avuto una mini discussione con dei tizi su TikTok, perché su TikTok c'è la gente un po' più cattivella che su Instagram, perché è meno fidelizzata, più randomica. E nessuno è stato capace di farsi una risata, nemmeno quando proprio nel reel dico: minchia che nabba, non mi ricordo più come si gioca, ahaha. Tutti dicono: madonna, ma non ti ricordi come si gioca? E compri il DLC, svegliati. E io ho trovato la risposta perfetta. Io proprio ho detto, scusate, mi vanto proprio come se fossi in doccia e stessi parlando con i miei bagnoschiuma, quando devo ricordarmi come si dà la risposta perfetta ai miei bagnoschiuma. Grazie. E poi io ho detto questo: grazie mille shampoo, grazie balsamo. E quindi io ho detto: sì, certo, perché il gioco è divertente. I giochi non si mollano solo perché sono difficili. Tu lo fai? Cioè, dai, è perfetta, è inattaccabile. È una risposta dove tu non... L'interlocutore non può dirti niente. Ve la presto, ve la regalo. Se qualcuno vi rompe il cazzo su Elden Ring e dice: siete troppo nabbi per giocare, voi ditevi: boh, i giochi non si mollano perché sono difficili. Tu lo fai? Nabbino? È scattato un applauso. Io non lo sento, ma l'ho visto. Emiliano è il balsamo. Certo che è il balsamo, guarda che capelli. Tu perché hai scelto quest'arma? Per il suo range ampio, per i tuoi danni? Perché fa le lucine? Ma sì che fa le lucine. Ma se io faccio incavolare qualcuno che gioca, cosa fanno? Cosa fanno? Allora, intanto quella gamba. Si stanno scaldando su quell'oggetto. Fa vedere. Il piccolo Timmy ha freddo. Non gli posso togliere quell'oggetto. È l'unica cosa che hanno per scaldarsi in questo inverno di merda, letteralmente. Guarda come trema. Che la gambina. E meno ti mi seguite i tuoi capelli, con sto caldo sto morendo. Anche Gigi ce li ha molto lunghi, quindi è una domanda seria la sua. Li avete lunghi uguale? Che segreto per cosa? Parlatevi tra di loro. Sì. Io riferisco. Che segreto per cosa? La forbice dei giocatori di Elden Ring va da Sabaco e Roberta. Ma tanto stanno comunque incazzati. Quindi tanto vale farli incazzare per cose trolline. Non ne troverai mai uno tranquillo che dice: bello, Elden Ring è per divertirsi. No, Elden Ring è uno sport. Lo devi prendere con serietà. Non puoi permetterti... Vabbè, per sta resina, ma dove la compravo io? Scusa. Non ti puoi permettere di giocare come lo vuoi te, perché...
lo devi rispettare a tal punto da viverti la sofferenza. Che ci sta, io non sono fra quelle persone che vogliono la easy mode. Anzi, cioè non mi piace proprio questo concetto che boh, uno vuole tutto sul tavolo già pronto. Io mi faccio due risate quando suco su Elden Ring. Però non penso nemmeno che sia il battesimo del fuoco che bisogna fare le processioni e dire no, devi sudare, devi soffrire. Soffro, sì, però boh, se c'ho la spada che mi piace ed è anche ultra forte, non è che devo prendermi, cioè in un livello a questo punto, così è più difficile, non lo so. Poi non so neanche se la mia è un'opinione controversa o no, onestamente, è solo mia, però un po' mi dispiace che uno non possa mettere un reel divertente di tu che fai schifo nel The Ring, la gente tipo, però non puoi fare, non ti puoi permettere di fare schifo nel The Ring, altrimenti non lo giochi. Sono soldi miei. Calmatevi. Apro? Emiliano, sì? Siamo in live. So. Ma si è sentito? Che palle. Effettivamente li ho accorgiati, ma comunque sono lunghi. Tu come fai a non morire di caldo? Li leggo. Eh no? Sì, non adesso. No! Un attimo, sto mangiando! Una grazia! No, 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 no. Non guardo in faccia nessuno. Ma no, è uno shortcut, è sempre la stessa! È sempre la stessa! Ma vaffanculo, che mi serve mossa shortcut? Vieni qua. Metto la tua cam sul pro player e vediamo. Dai, 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 che io dico le lucine! Cioè, guarda che lucine fa! Guarda che belle lucine che fa la mia spada ogni tanto! È troppo bella! Adesso devo leggermi la spada. Ma quindi che devo fare? Che mi manca da fare? Mi potresti guidare, amico mio? Sì. E forse ti perdonerò per il tuo bruttino. Oppure, ho visto un signore fare una carica di 6 anni. Ma ho voluto vedere se sarebbe arrivato in fondo. Qua, dici? Correre. Mimi dei due tizi al PC che capiscono come risolvere il problema. Cos'è il Chad? Yes? Ciao Lerican! Il signore ti ha picchiato davanti alla porta. Troppo lento per le mie gambine. Con un'armatura che ora mi tolgo perché sinceramente non serve a niente. Allora, io vorrei Blight ai miei piedi. E vorrei anche un pezzo della sua armatura ai miei piedi. Boh, in che sezione è? Sezione animali? Come sono divisi le cose? Cioè, che scaffali sono? Che nome hanno questi scaffali? Tipo, questi sono i poveracci, palese. Questo è lo scaffale quando non hai soldi. Tipo, tutto in saldo. Poi ci sono i tessuti. Dopodiché, boh, per andare a far compere, comunque sempre modesti, ma... E poi iniziamo, nobiliari, mercante nomade e ammazza presagi. Qui sono gli stivali alti. Qui sono gli stivali alti marrone scuro. E qui inizio a non capire. Allora, sembrano tutti soldati, ma poi arriva il clown, che sono l'eccentrico. Quindi, cos'è, tipo range medio alto? Vanno per prezzo? Minchia, Malenia, tanta roba comunque. Magari mi stanno bene. Dovrei provare. Dov'è il signor Blind? Qua? Eccoli qua. Non lo so. È in fondo perché è un po' più pesante. Lo scaffale furri! Se c'è un modo per sapere come sono catalogati queste cose, sarei troppo curiosa di scoprirlo. Ghost and Goblins and the Chat. Come si chiamava quel gioco? Dove oh, eccolo qua. Erano tutti eventi scriptati, però dovevi schiacciare in fretta. Un gioco vecchissimo, tipo degli anni 80. Dragon Slayer, forse. Può essere. Che era un concetto di gioco incredibile che non ho mai visto in vita mia. I miei vecchi giochi sono solo stati boh, gli arcade tipo Puzzle Bubble. Ma è un cartone animato con degli eventi scriptati che però se tu non schiacci in tempo muori e devi continuare a rifarlo e imparare la strada giusta. Dragon Slayer era tipo... No, ma è incredibile. È una delle cose più originali che credo si sia perso come genere videoludico. Ammetto che non l'ho mai esplorato. Ma la prima volta che l'ho giocato, perché era tipo gratis sull'Xbox, te lo davano per provare questa fase degli arcade,
incredibile, è difficilissimo. È uno dei giochi più difficili che abbia mai giocato. Dragon Slayer Space Ace non lo conosco. Dai, riconfigurati, non ti preoccupare. Stavamo chillando qui su qua. Ho dormito bene. Allora, spada ricurva dei guerrieri dalle lunghe corna, custodi della torre. Le corna ritorte ornamentali consentono alla spada di essere usata come richiamo. Invoca la nave. Ok, niente. Non si sa. Nessuna lore. Sono pronta! Non è vero. Ho sbagliato tasto. Ho visto una X, l'ho cliccata. Vai, guidami tu. Allora, ho tutte le shortcut. All'altra grazia dell'insegnamento. Quindi questo. Un terrazzino. Quello lì, sì, sì, sì. Ok. Piccolo altare privato, tutto nostro. E risali verso. Verso i tetti. I giochi Lion da telefono, ma certo! Che dovevi urlare destra! È la sua spada. Un piccolo pensiero mi attraversò la mente. E se rasciassi? Pensò a Chikibe. Magari la faccio stealth. Si può passare di qua? Oh mio Dio, è la prima volta che non mi becca! Grande! Ho imparato? Boh, non si sa. No! Sarà stufato di aspettare, no! Bro, t'avevo visto! Me la facevo ogni volta, adesso è troppo... Non vedeva l'ora! Vabbè, peccato. Come se avessi, guarda. No! No! 1-2, guarda! Bello. Ciao Falcon Pianist. Pianist, ma come ne parlo? Come stai? Che fanno? Il gas. Do qui? Ehi. Ciao ragazzi, come va? Pezzo di merda. Don Bluth, Fever, sbarca in America. Non lo vedo da una vita, quindi non so la tua ref. Non so che cos'è la tua ref. Gianni e Pinotto. Adamo ed Eva. Ecco, tu devi cercare di arrivare. The tents. Che è tetti in inglese. Là. A sufficienza, è arrivato tutto il circondario. Certo, è certo, è che ti pare che mi perdo tutto quanto la festa. Ma non sia mai. Vaffanculo tutti. Basta, basta. Ma quando muoiono? Non vedo niente, tutto dello stesso colore, dimensione. Vai su. Gnaci, che vedo il 24. Ah, il video che parlavi è dalla Don Bluth. L'animazione di Dragon Slayer e sono gli stessi che hanno animato Fever's Bark in America. Ok, posso vedere il pattern adesso. E ho anche... non so più come si... Oh mio Dio, come si tornava qua? 200 cazzo di anime. Dune. No, ti prego, dimmi come si torna qua. Non troppe. Come hai appena fatto? Non ho intenzione di fare il giro lungo, per cortesia. Giro gravità. Mi puoi dire come si torna lì? Da giù? No, da qua? Lì dov'è? Devo saltare giù? No, puoi fare anche giù la ponte. Torna lì dov'è? No, era qui, tipo.
Era qua dietro, ok. Ora c'è quello che mi attacca, quell'altro che mi attacca, quello che mi attacca e quello che mi attacca. Però io li affronto tutti qua. Arriva l'altro? Poi ci sono questo qui e l'altro stronzo, ma io questo li faccio così e così. Niente così, perché no? L'ho ucciso? Sì, magari. Ma che pezzo di merda! Vabbè, oh, ha corso 4 km, se lo metteremo pure lui. Io, questi sono i nemici più ingiusti di sto pezzo di gioco. Non possono togliere così tanto. Non possono davvero. Nah-ah. Facciamo così. Forse non è che tolgono tanto. Forse sono io che sono veramente debole. Non l'avevo letta. Aspetta. Ecco. Prima che... che il mio odore attiri qualcuno. Allora, guanto? Cucendo brandelli di pelle manditi di veleno delle vittime di un'efferata mattanza. Infligge veleno mortale al bersaglio, mentre la potenza d'attacco quando si verificano veramente le vicinanze. L'arma degli ultimi degli oppressi, creata per placare la sete di vendetta dell'anima delle 26 razze. Ma è un'arma? Cioè tu te la metti dai schiaffoni avvelenati? Che schifo, chissà che puzza. Sto poke sta durando 80 minuti. Bene, bene, mi sembra di aver pagato per una porzione più grande almeno. Ma non li avevo finiti? Da dove cazzo è spuntato quello? Boh, ok. Momento. Da che console giochi? Da PC! Posso scriverlo nel... Me lo scrivete nel titolo, per favore? Che in effetti non sei delle prime persone che me lo chiedono, quindi per cui vorrei dirlo. Speriamo che sia uno di quelli che... Uno di quelli grossi, invece. Ok. Beh, oh, pietre da forgiatura comunque danno, eh. Ok. Non so più dove sono gli agguati! Ah, ne avevo ucciso solo uno, ok. Allora, da qua sì. Non c'è un modo per andare lì senza buttarsi sì, di sotto, giusto? Passare dal punto. Ma poi da lì dovrei comunque fare il giro e tornare indietro. Tanto vale fare quello, tanto non ho preso una linea caduta. Mi pare. Boh, mi sembrava comunque che ci fosse un modo più intelligente. No! Ma vattene proprio a fare in culo, forse ne siano solo tre. Sì, il quarto così, per cortesia. Dai. Tanto niente da lì da caduta, molto. Stanno là, le vedo. Yeah. Sono tipo qui. Mi arrivano alle spalle mentre salgo le scale, se non sto attenta, ok? Ero salita, che tu ti ricordi? Ok. Non sono qua. Però ne ho già fatte 15.000, madonna. E facendo... Che fastidio che non shotti per tipo 3 PF. Sono d'accordo con te. Dov'è? Eccolo! Oh, madonna! Madonna! Basta! Porca puttana! Di nuovo no! Non c'è veramente modo di ragionare. Aiutami a non bestemmiare, ti prego, aiutami a non bestemmiare. Dammi la forza per non bestemmiare. Dimmi qualcosa di carino. No, bestemmio pure. No! Li odio! Sempre loro due, porca puttana, e sto cazzo di gruppo di merda. Non so di più di prima! Porca puttana! Mi hai tolto la ciabatta? Vieni.
qua. No, vorrei bere, non spaccare. Ciao a tutti e due, sono Emanuele, quello con la polo verde che 2 settimane fa ti ha salutato in treno a Garibaldi. Wait! Eri Breviter? Ma che stai dicendo? Aspetta, che mi ero appena fatti i capelli? No, io l'ho trovato a Garibaldi. Ho detto che ho trovato a Garibaldi un tizio. Ah, a te? Perché anch'io ho trovato un tizio. Non mi ricordo dove essere la polo verde, però anche io ho trovato un tizio. Un tizio. Una persona mi ha salutato sul treno. Wait, ero a Garibaldi. No, 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 è che se voi mi presentate come... Ciao, sono Luca. E poi a casa in realtà ero lo scoiattolo. Io tipo, oh my god! È tipo Superman, no? È Clark Kent. Luca, chi? Hai beccato Breviter. Ma pensa. Hai fatto un incontro Breviter? Sì. Beep. Questo era qualcuno che non ha gradito la battuta. Questo aspetta che io passi di qua per fare... No, era solo Emanuele. Ma hai incontrato Emiliano, vero? Se a me vi presentate col mio nome vero, è impossibile che io ricordi quante marachelle passate abbiamo fatto in chat su Twitch. Oh, ma questo agro tutto bene? Devo pagarlo a parte oppure me lo danno insieme al DLC? Mi fa troppo ridere questo tizio che non riesce più a farmi attacchi a sorpresa. Con la cometa faccio più danni? Ma pochissimo di più. Che scam! Vabbè, dai. Sì, cioè, capito, a te aspettavo, coglione. Ma io posso fare così? Dove è andato? Culo, riprendo da qua, scusami, non ci arriva? Oh, madonna, l'aggro! È lì! Oh, voilà! Ma che schifo, che vita! Oh, questo saltato di... Opla! Ok, non era Emanuele, era Emiliano. King Falcon, grazie mille 5 mesi, buon pomeriggio. Grazie mille della resub e mi dispiace tantissimo di aver urlato. Io ve lo giuro, sto facendo del mio meglio per reagire con calma, ma questo gioco mi stressa. Me lo dice Vanessa. The mia rudeness. The mia rudeness. Senti, facciamo così. Ma che mi voglio mettere in asset da combattimento qua sotto? Tipo una cosa del genere. Della serie. Tanto le magie comunque, nel senso, non è che funzionano così tanto, Possiamo fare una roba alla Blade, vagamente. Dopodiché invece della stamina mi metto un po' di vigore in più. Tipo questo. Tiè, questo è un po' più resistente. Tanto comunque le magie non ho il tempo. Devo fare per forza 1v1 al Baron. Al massimo faccio questo. Ok, andiamo agli insetti. Sbirciatina le stats. Madonna, pump my stats. Vi va un giorno? Io vi apro la cosa delle stats e voi poi mi date 2 appunti. Ah, merda, adesso riesco a tirarlo giù con 3, eh? Forse no. Invece sì, comunque sì. Però le magie sono meno svelte. Ma mi fanno meno male, no? In teoria. Oh no, le stats anche più... No, le stats vanno benissimo, eh. Cioè, se mi passate gli appunti io sono contenta. Ma con 2 punti non ci prende neanche un set di pentole. Ma come, dai?
quanto? Mi dai fastidio! Non l'ho preso. Comunque così sciotto, boh. Cioè, a livello di magia non è cambiato tantissimo. Sono un po' delusa da... Sei fatto le magie. Ho tolto tutte le cose che avevo addosso per aumentarmi le magie, tipo il cappello di Roger, per dirne una. E sto notando che a parte un po' di... Poi l'altro penso faccia solo le scendite. Che me le velocizzava, sì. Sì, sì, sì. Ah, le velocizzava. Però non so... Sì, decisamente. Però non mi sento più forte, quindi forse vorrei solo delle magie più forti. Oh, ho trovato finalmente dove la schiena. Era un po' difficile perché sti cosi non sono un tutt'uno. Ora sono un po' più resistente. Non ci ho mai giocato Falcon, però me ne parlano benissimo. Indie per cui sono molto curiosa. Sai cosa faccio? Questa cosa qua. Yeah. Sono rotti i coglioni. Guarda come brillo. È proprio carina la mia build. Brilla tutta. Facciamo così, combattiamoci fuori, I guess. Se proprio. Dai, ma non c'è nessuno, veramente. Cos'è quello che brilla lì in fondo? Che cos'è? Cioè, ma non c'è nessuno, capito? Che vita di merda. Senti, fanculo. Terrazzino privato, mi vado a livellare. Non posso vivere con quest'ansia, sono troppe. 240.000 mi sembra un buon numero per andare a fare un livello. Guarda quanti ne aggro adesso, eh. Mi sento libera come l'aria. Oh no. Migliore scelta fatta oggi. Grazie Denzairo. Grazie mille. Rock'n'roll e Aaron. Mangi la cacca. Sali. Che stupida. Questa invece è la peggior scelta. Cioè, comunque abbiamo un... Ma che cazzo fa, mi segue? Madonna santa, è finita. È qui che muoio. Quando si diventa bravi e si aggra bene. Ok, dove devo andare? Mi lo dici al volo? Ti va di dirmelo al volo? E come mi butto? No, niente. Grazie mille del tuo ditino, l'ho apprezzato veramente tanto. Ti devo dire gira a destra, gira a sinistra. Momento di panico l'avrei apprezzato, ma direi che ormai è troppo tardi. Guarda, grazie, non c'è problema, faccio io, non c'è problema, guarda. Forse mi sono tolta gli aggri peggiori. Ti stavo lasciando un pochino di spazio di... Ma questa cosa si annulla quando te lo chiedo. Cioè, proprio fai finta che esiste, è come le linee di codice. If this is true vuol dire che l'altro è false, ok? Chiarissimo, perfetto, andiamo avanti. Adesso devo arrivarci dall'altro posto, no? Quindi da qua. Sì. Ma questo è l'uccello di prima. Si sono scambiati. Che funziona? Come ci arrivo lì? Boh. Ah, ma l'uccello aspetta, posso ancora farcela in realtà. Se è lui da solo. Se a terra, ovviamente, no. No! No! Ho sbagliato! Porca puttana! Porca di quella. Vabbè, tanto sono. Ci voglio tornare qua. Allora. Sì, esattamente come i Saturni. Se io ti chiedo dove devo andare, tu me lo devi dire. Non ti devi fare problemi. Ti prego, Emiliano, non riapremo questo discorso. Ti scongiuro. Va bene. Mi stavo curando nella mia mente. Semplicemente c'è un'ampolla sbagliata. A sinistra. Quando sono sugli uccelli. Bravo, mi piace il tuo sarcasmo. Va bene così, però. Non ti limiterò. Perché già con gli input non ci siamo. Però adesso ti voglio dare i giusti input. Pochi ma buoni. Vabbè, è andata così, non ho fretta. Ci faccio più a stare in questo posto, voglio vedere le lande desolate di Elden Ring. Io l'ho pagato sto DLC, non posso restare qua per sempre. Vai a fare in culo. Basta, sono stufa. Va bene così, meno stesso. Comunque non mi sembra che mi tolgano meno, quindi non capisco se sto sbagliando tutto con la build oppure no.
Ok, arrivati qua, chi mi sta ancora seguendo, chi ci ha rinunciato, bravi, mollate, mollate il colpo. Non... cos'era? Cos'è stato? Cos'è stato quello? Cos'è la cosa che ho visto prima? Allora, da qua! Sì. Dove cazzo devo andare? Avanti. No. Un attimo, eh. 2 secondi, mi libero un attimo di nuovo degli uccelli. Basta volare, vi odio. Ora. Non puoi prendere le mie rune. Da quel buchino, tipo? No. Devo far fuori quello, vero? No. Corro? Vado? No. Lo faccio fuori o cazzo? No, t'ho detto no! T'ho richiesto, t'ho detto... Dove devo... Emiliano, adesso! Devi dirmi adesso dove andare! Porca puttana! Dove devo andare da qua? Non di qua! Ti ho detto avanti quando eri dall'altra parte del ponte. Mi hai detto un attimo che ammazzo gli uccelli. Sono ammazzato gli uccelli. Ho detto ok, allora aspetto. E poi ho detto dove devo andare? Ma indietro. Di qua? No. Lo ammazzo? No. E ci sei andato lo stesso. Allora che cazzo sono qua a fare? Mi ascolti o non mi ascolti? Non capisco. Non capisco un cazzo delle tue indicazioni. Non capisco niente di sto gioco. Se tu mi fai una domanda e io ti dico no e tu la fai lo stesso, io do per scontato che non mi stai ascoltando. E che quindi non ha senso che io ti dica le cose. Mio che non ride quando Roberta spanica, è la persona più zen che abbia mai visto. Ah, nel senso che vado in panico. Devo dire espanica. Che vuol dire? Che succede? Hola. Espanica. Hola. Destra. Oh, vai, mi piace così. Vai, fammi dare navigatore. Sinistra. Dritto. Sinistra. Destra. Non sopporto più sto castello, voglio andare via. Voglio correre col mio cavallino. Destra. Ma che poi ne vale sinistra. La pena? Beh, allora, sì. Però se non faccio questa cosa. Ok. Fai il cazzo che ti pare. Ho capito! Poi me li gestisco io comunque quando li aggro. Ok, da qua. Sinistra. Che è questa la sinistra, ok? Sinistra. Giù? No. Io me lo ricordo sto posto, ci sono strada. Qua ce n'è uno gigantesco lì in fondo. Perché questa facciata mi faccio fuori tipo... Che schifo! Che cazzo! Comunque fra mosche, ragni... Cioè sto posto veramente è tipo la mia isola di Animal Crossing adesso. In questo momento non l'ho mai più riaperta. Di qua? Sì. Oh, e poi dove vado? Avanti. Avanti dove? Dritto? Scendo? Sì. Mi butto? No, torno a casa. Che bello sto posto. Questi giochetti del cazzo. Sono tantissimi. Ma è... Come rotoloni regina, veramente, veramente, vi dico. Poi che schifo che sono pure rattrappiti. Hello? Qualcuno pulisce? Vedo un crociato lì, mi serve la schiena. Cazzo, c'è uno più grande morto. Era la mamma? Io queste le trovo negli stambecchi quando vado in giro. Cioè, tu vuoi farmi credere? Che sono tutti così? Non sono lo stesso, no? Sono diversi, hanno meno zampe. Secondo te è della lore? Tu che hai finito il DLC, dovrei fare più attenzione a questi dettagli? Se vuoi. Se hanno un senso? Tutto ha un senso, no? Sì, anche questo. Cioè, per intenderci, sì. Il fatto che ci siano così tante colonne, vabbè, a spirale abbiamo capito perché è la torre a spirale, ma il fatto che sia così pieno di oggetti qui, tipo da ricchi,
È una cosa che mi può aiutare nella storia o è level design, decorazione? Nella storia no, cioè è tema, è setting, è mood, è design, è ambientazione. E quindi i modelli 3D fatti in questo modo sono mood, ambientazione, contesto, sono tipo faccia attenzione perché tipo devi capire i dettagli? No, la trama è trama. La scenografia è scenografia. Ok. Quindi finché non sono oggetti da leggere non sono importanti, sono solo scenografia. Tutto è importante. Tutto è importante. Cioè, guardare gli oggetti che sono sullo scaffale non ti dirà perché Mesmer ha fatto le cose. È contesto, è tutto ambientazione, è tutto... Mesmer, volevo solo essere amato. Sì. Qui abbandono il mio braccio mancino. Aspetta, cos'è che aveva abbandonato di là il suo orecchio? Il suo orecchio. Come Van Gogh? Sì, esatto. Ma quando ha abbandonato poi le gambe, come ha fatto poi a mettere tutto il resto? Proprio la domanda da farsi. Dov'è il braccio? Dov'è il braccio, mancino? Qua dietro? Ok. Accidenti. Però questo l'ha abbandonato un po' più nascosto. Che tipo di pellegrinaggio stiamo seguendo? Cioè, è importante che io veda questo posto? Tipo questo? Bouquet essiccato. Ah. Allora, tornando seri per un attimo... Ah, porca troia, non c'era modo di arrivarci da lì! Non c'era alcun modo di arrivarci da lì! Bravo, Emiliano! Allora... Effimero bouquet di fiori essiccati deposto in un'umile sepoltura. Aumenta la potenza d'attacco quando uno spirito evocato muore. Ma è il mio! Ma è proprio il mio! Oleg sacrificato. Anzi, la tenna sacrificata. Il dolore scaturito dalla prematura scomparsa di una persona amata è una dolcezza condivisa da tutti, indipendentemente dal luogo di nascita. Lo chiamerei dolcezza, però ora posso livellare la brace. Bello, bello, mi piace molto questa cosa. Guarda che fa la gara di nuoto lì sotto. Nion! No, non mi preta, sembrano felici. Stanno giocando. Sì, anche ciao. Me sembrano felici. Pi, 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 pi. Ha già le mie rune. Boh, le vado a prendere. Quante erano? 60.000? Non c'ho voglia di andare fino a là. Si è buttato qualcuno, l'ho visto. Magari non le ultime cose. Mesmer voleva una pizza. Che vuol dire che ho ucciso il marito della sorella di Alexander? Quando è successa sta cosa? Ah, il vaso di prima. Ma ne abbiamo uccisi di vasi la volta scorsa. Bellissima la prigione, tra l'altro. Finito questo castello, non ho più segreti? Più o meno, sì, penso. Dai. Cosa a parte velenosa, fognosa. Però hai trovato una croce. Ho trovato una croce e questa era nascosta. Dicevo, tornando seri per un secondo, la croce... Ah, tra l'altro, aspetta. Tra un po' devi fare la volta, mezz'oretta. Sì, oltre a quello. Ok. L'altra volta tu avevi detto una cosa. È vero. Madonna, sarà Tommasi che rompe i vasi. Ma cosa avete tirato fuori? Il 2008. C'era YouTube, sì, YouTube è nato nel 2004. Ti ho mandato una cosa su Telegram. Che bello, mi piace un sacco queste cose, lo fa anche Matt di tanto. Spio. Vita. Che succede? Andiamo a combattere di qua, amichetti. Dicevamo, salve. Non erano due. Oh, dov'è l'altro? Anch'io, guarda. Ma che bastardo. Basta, sono rotto il cazzo. Manca uno, dove andiamo a finire? È caduto, ma le ali, non può cadere.
nascosto? Mi fanno i jumpscare sti cosi, ho paura. Adesso lo guardo, adesso aspettano di essere in una zona tranquilla e sì, con le mie rune back. Allora, io faccio questa cosa e poi vado via e mi butto di sotto. Via. Ok, non ho aggredito nessuno. Ma che cazzo stavo facendo? Ma cosa cazzo stavo per fare? Mi stavo buttando di sotto, mi ero dimenticata che il ponte è caduto. Vai anche dalla vecchia. Sono stata nella pozza scolo. Dalla vecchia. 17 minuti comunque ci hanno messo. Allora. Oh, così posso guardare gli interni dei vasi. Finalmente. Accidenti. Che schifo. Miliani mi ha mandato questo. È quello che abbiamo combattuto l'ultima volta nelle prigioni dei vasi. La quale storia era che usavano i prigionieri per nutrire i vasi, visto che Alexander ci ha spiegato un po' tutta la storia dei vasi, che sono contenitori di campioni e di base, sia portati a... non mi ricordo più dove sta la vecchia. Ok. Sono portati a mangiarseli, proprio per natura lo fanno, e quelli che sono stati digeriti male, sfortunatamente ancora si muovono, peccato per loro sul serio. E hanno queste... sono tutti uguali, sono tutti biondi con una bandana e con il segno. Ma non mi sembra che i prigionieri siano tutti biondi. Quindi non ha senso. Step up, grazie mille del secondo mese! È tornato. È vero! Si è mangiato Radane e anche Rykard. Monda la vile progenie della meretrice. Questo è un po' una bestemmia, signorina, eh? Cioè, praticamente Alexander ci seguiva per mangiarsi le quelli che uccidevamo, credo. We beg of thee. Welcome, O glory. Our kind. Pardon me. Cioè, lo ricordo, questo era il cuore, questo era questo guardiano, sempre c'è piatto, un gran vigore. Ah, ma ci avevo già parlato con lei. Come il dialogo è diverso adesso? Stava in vivare, tutto io senza remore. Ok. Beh, uno stufato di quanti anni fa? Incrementa scorpione cotto in un brodo nero. Ricetta tradizionale degli araldi del corno. Beh, allora c'erano un sacco di scorpioni anche allora. Non sono arrivati ora che si è un po'... che è peggiorata la situazione. Incrementa la resistenza ai danni fisici e ripesta gradualmente più per un periodo. Madonna, da me di più, signora. Un tè viene preparato con amore dalle anziane della famiglia, raffreddato di da tempo, il suo fatto emana un odore racido e acre. Ma c'è tipo il downside, che se lo bevo è come se fossi tipo ubriaca. Fine. Altro? No. Devo rimettermi il copricapo? Andiamo a esplorare? Vado? C'è un po' di gente... Hai trovato una croce? Sì. Qualcuno potrebbe essere interessato a questa cosa. Qualcuno ti aveva detto, se trovi delle croci, dimmelo. Boh, fuori è partito il festival del rumore, ragazzi, non capisco. Stanno proprio rifacendo una facciata da zero. È una cosa alla Brodo di Piccioni, anche come storia del tutto. Cioè, Falcon, dimmi di più. Dimmi di più. Hai preso l'arma velenosa di sotto? Ma certo che l'ho presa. Proprio voglio tornare di tutto. Allora, ciao. Righteous Tarnished. Cosa ti porta qui? Ho trovato una croce. Ebbene, ti sono grato. Come sospettavo, Michele il Gentile ha visitato luoghi che reggono la torre e appare deciso a spogliarsi completamente delle sue carni. Ma perché nasconderle o metterle in vista? Cerca l'ingresso della Torre delle Ombre. L'ha trovato, infatti. Era in cima. L'ha decisamente trovato. Forse ci è entrato? Perché? Perché la Torre delle Ombre? Che posto è? Chi l'ha creato sto posto? Non l'ha creato Michela? Welcome. Devo parlare anche a lui della croce? Devo parlare con tutti ogni volta? È un po' meccanico come cosa, no? Allora no, parla con nessuno. Va bene, allora. Ma domanda, ci devo parlare ogni volta oppure
mi fanno un discorso sulle croci anche quando le raccolgo tutti e me ne parla di una alla volta. Se trovi delle cose interessanti, che potrebbero essere interessanti, potrebbe valer la pena parlare per vedere se qualcuno ha qualcosa da dire. Ok. Ha qualcosa da fare. Ok. Ok, ok. Fighe se non sono mai nemici. Consegna il suo foto di Oh! Ah, sì. Che cos'è? Credi la tua elemosine? Ah, ma questo piatto è cucina della torre. Ricordo con affetto questa aroma familiare. Oh, mi riporta alla mente memorie perdute. Quindi era dell'insediamento. Questo è una bieca imitazione. L'ha fatto una vecchia del posto, però, eh. Ciò che si rompe non torna mai come nuovo. Mi piace che si limiti a chiamare questo piatto di morte liquida è solo un'imitazione. È scaduto da un po', però vedo noto della gentilezza comunque, ci hai provato. Non vedo l'ora di innestarmi questa brace immediatamente perché sono debole. Io essere forte, io volere essere forte, io più potere. Grazie mille. Tobia, grazie di 44 mesi, da quanto non ti vedo? 44 mesi in fila per Elden con resto di Rig. Grazie mille. Grazie. Come stai? Adesso i piccioni non li mangerebbe nessuno. Prima si faceva anche il brodo perché non c'è nessuno, sono aggressivi e non li mangio. È vero, è vero. Beh, oddio, sti scorpioni erano molto più aggressivi dei piccioni del Duomo. Stufate di scorpioni come lo faceva la nonna. Ciao Godpesh! Ho ricevuto la tua mail. Perdonami, non ho ancora risposto. Mi sono ricordata ora, faccio ammenda. Sei tra gli ultimi a cui sto rispondendo. Semplicemente perché da quello che ho letto sembrava meno urgente delle altre mille cose per cui rischiavo di perdere la testa. Cioè, letteralmente venivano dei cecchini boh a tagliarmela. Allora, siamo stati qui e sono entrata qua. Qua c'è un bel draghetto, molto carino e interessante, ma io mi sa che voglio andare sul ponte adesso, sai? E ci andrò. Vado. Vado sul ponte. Voi sentite bene? Scusa, hai ragione. Dio, ho la memoria a breve termine. Non è possibile che io mi ricordi le cose. Tranquillo, tranquillo, ci penso io. Allora, enorme mostro fra 3, 2, Gran Ponte di Ellac. Come se posso analizzare la situazione? Perfetto. Come sono disposte queste cose? Che parte difendono? Sono da rivolte verso lì, giusto? Come se l'attacco arrivasse da là? Cosa? Le punte? Le punte, sì. Ok. Beh, immagino che quel coso sia la causa. Ci vediamo a fine di... Sì, coso di braccio, esattamente come il cavaliere a cavallo. Quindi arrivavano attacchi dalla torre? Da lì sopra? Ok. Si contendevano il ponte. Santissimo cielo! No. Prima faccio fuori lui. Bloodborne mi ha... Se una cosa mi ha insegnato Bloodborne è far prima fuori i cannoni. Vabbè, c'è un attimo da cavallo che... Perfetto, bravo, scendi giù. Voilà. E? Oggettino. Posso leggere! Posso leggere le cose! Ok. Che carini. Li prendono da terra. Devo ammazzarne due io. Mamma che sberlone! Che male. Pietra forgiatura, scuro da soldato di Mesmer! Sono soldato di Mesmer! Scusate. Chissà di chi erano soldati di questo accampamento. Allora, io so che ci sono due fazioni. Sì. Mesmer e tutto il resto. Sì. Ma letteralmente come si tutto chiama il Mesmer? Resto. È il titolo di Mesmer. Il traditore? No. Il capo dei delle crociate? No. Il figlio illegittimo? No. Il serpente? L'impireo? L'imperatore? L'impalato? Re? L'impalatore? Oddio, chi l'aveva detta sta cosa? Non mi ricordo. Tutti i trailer del mondo. Ma io dal trailer devo sapere che impala le persone, scusami. Beh, sì.
No, io devo saperlo dal gioco. Se io non avessi mai guardato i trailer, dovrei già sapere che questo è Mesmer. Se io devo sapere no, che è Mesmer. No, allora, chiaramente no. Allora, tu sei della fazione che se una cosa in una serie TV non te la spiegano è perché dovevi leggere nel libro? No. E allora? Non devo saperlo dai trailer. C'è qualcuno in game che me l'ha già detto, che è un impalatore? La signora mi ha solo detto che è un traditore. Sì, ha detto che ha sterminato, ha distrutto, bruciato, che cazzo. Eh sì, però da quello che so ce l'ha con Marika, ce l'ha con la progenie. Cioè, se Marika ce l'ha con la progenie e Mesmer ce l'ha con Marika, allora Mesmer non ce l'ha con la progenie, tipo avere lo stesso nemico. E invece Mesmer ce l'ha anche con la progenie. Perché? Non capisco, ce l'ha con tutti? Ce l'ha con tutti, Mesmer ce l'ha con tutti, svegliato male. Tutto benini. Mia mamma diceva, vieni qui che non ti faccio niente, mi meneva meno forte. Mario Mesmer. Vlad III, bisogna vedere se c'è o meno, ma quali progenie? La progenie sono i cornini, i tizzini cornini. I tizzini cornini dovete immaginarmeli come brutti, e Marika non accettava i brutti. E ha detto, cosa avete delle cornine addosso, ma avete dei sentimenti? Via, andare, telare, correre. E quindi ha fatto una strage praticamente, li ha cercati tutti uno a uno, ha detto basta, io quelli con le corna non li voglio. E loro se ne sono andati. Non solo, hanno anche ricevuto l'aiuto di Michela, che era molto buono e molto gentile. Infatti qua lo amano e dicono, lui ci ha aiutato, lui è un grande. Cioè lui è proprio un bro cazzo. E quindi la progenie ce l'ha con Marika, no? Cioè, se una tipa ti caccia dal posto in cui nasci e ti fa... prendeteli, cercateli ovunque, che manco il principe d'Egitto, tu dici ok, ce l'ho con te. Quindi se anche Mesmer ce l'ha con Marika per motivi che non sappiamo, che motivo ha di tradire? Traditore, quindi prima era con loro, prima stava con loro, sono un traditore, non ha senso. Se, vuol dire che prima avevi una fiducia e poi l'hai tradita. Quindi prima andava alle cene di classe con gli empire, con la progenie, e poi li ha traditi? Sblocco la grazia e poi esploro, eh? Sì, sì. Ma quanti pali avevano? Madonna, spiedini, gnam. Classico R.R. Martin. A Mesmer stanno sulle balle i cornuti. Ma no, a Mesmer stanno sulle balle Marika. Cosa potranno mai avere in comune i prodigi, non la progenie, i prodigi? L'ho chiamata progenie finora? L'ho chiamata progenie, volevo dire prodigi, no? Prodigi. La progenie sono... La progenie? I mostri del crogiolo, quelli di... Le corna. Castlemorna, le scaglie, le ali. Come si chiama? Margit il... Presagi. I presagi, volevo dire. Ah, okay. Ce l'ha coi presagi, non con la progenie. Sostituite tutto quello che ho detto, sono sempre i brutti, ma si chiamano i presagi. Ho proprio avuto un lapsus. Cosa hanno in comune presagi e Marika che fa incazzare Mesmer? Perché Mesmer dovrebbe piacere con entrambi? Non è che Mesmer e Michela stavano insieme? Come buddies? Ovviamente due asessualissimi, ovviamente. But... La sera storia è che gli asessuali sono potentissimi. E Alastor conferma questa teoria. Sì? Sì. Fine dell'aneddoto, è così, fine. Ah, devo leggere gli oggetti. Perché tutto il cervello che non utilizzi per pensare al sesso lo usi per fare cose grandiose. Ah, certo. Quindi se sei potentissima automaticamente sei asessuale e viceversa. Certo, senso. Sì, sì, sì. Infatti Alastor e tutti hanno detto, visto, visto, visto! Ed era vero, cioè. Alastor quasi innegabile. Non scoprono tutti tantissimo in Asminatello. Alastor, se tu l'avessi visto, sapresti che c'è una battuta che dice... Alastor, ma che ti fai le ragazzine? Sto scherzando, I know you are an ace in a hole. Ace in a hole. E lui, siccome è nato in un periodo storico in cui il termine asessuale non esisteva, ha detto, ah, what now? Lei, no, no, lascia stare, perché lei spotta, cioè spotta, è presente il gay radar. Ok, pensavo che tutti scopassero tantissimo e fosse... Sì, sì, perché all'inferno sì, però ognuno con chi vuole. In Eluva Boss c'è tutto un poster che ti fa vedere ogni singola preferenza sessuale attraverso dei colori specifici. Ci sono un sacco di asessuali in Eluva Boss. Molto molto figo, c'è tanta rappresentazione. Detto ciò, pi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 p
Uno? Ne ho usato uno? L'hai appena raccolto. 5 secondi fa. Oh, ecco perché ho fatto più. Ma non era sotto una croce? No. No, non deve essere per forza su una croce. Capisco, capisco, capisco. Forse puoi potenziarti al falò. Eh no, mi sa che me ne servono due. Però Adamo l'ha ravanato ad Alastor, ne è molto male anche. Ma perché Alastor, questa è la mia teoria, ha i poteri nerfati. Perché ha fatto un patto. Sostengo che lui possa usare poteri solo nelle vicinanze dell'hotel, ma comunque Adam è troppo potente. Voglio dire, Gabriele Patriarca. Sono incrostati. L'esercito di Mesmer sono incrostati in uno strato di fuliggine nero come l'anima di chi li ha indossati. Il poeta! Guanti d'arme sono incrostati in uno strato di fuliggine come l'anima di chi li ha indossati. Germoglio carico di sangue empireo, molto raro anche questo. Scudo tondo, logoro in dotazione ai soldati leali a Mesmer l'impalatore. Ecco, vedi? Vedi? Così avrei potuto capirlo. Il più grande tra gli scudi di metallo di questo tipo. Ma resterà lì, tranquillo, non ho intenzione di usarlo. C'era anche un amuleto, ma voi avete detto che potevo usarlo. Che devo trovare un amuleto. No, c'è un amuleto, l'ho trovato, è il Bukez. Però l'ho letto. Bella situazione però qua, eh. Vediamo qual è il simbolo di Mesmer, quindi. Andiamo a scoprire. Madonna, voi non sapete che debolezza ho per i personaggi di cui ti parlano costantemente durante tutto il gioco e forse a un certo punto li incontri e quando li incontri sei tipo dobbiamo metterci insieme. Enemies to lovers. Sono un grande fan. Sono un grande fan. Non potete costruirmi un personaggio così, non farmelo vedere mai e poi farmelo vedere. Cioè è proprio la mia debolezza, io mi innamoro istantaneamente perché tipo signor Mesmer, l'ho sentito così tanto parlare di lei, ci baciamo. Non. Ecco, con Rykard non ho avuto sta cosa, ma perché proprio c'era questa repulsione nel. Non lo so, comunque non era il mio uomo ideale, Rykard. Ma tutto il resto, sì, un sacco di volte, cioè, pieno di boni nel The Ring. Parliamoci chiaro. Sono proprio di bello aspetto. Ci viene curiosità la testa, ce ne sta andando così, ma di Mesmer se vuoi binocolarlo. Ma infatti cercavo un punto carino, forse quello era giusto, non so perché sono saltata giù, per binocolare qualcosa. Che le tende sono molto piene di simbolini, magari da qua. Sì, dai, facciamo quello lì. Come si zoomava? In questo. Ok, grazie. Allora, è un palo, mi sembra corretto, con un serpente intorno o forse due, con un fuoco, un cerchio, un altro cerchio. È il grafico un po' esagerato, meno, più riassunto il. Sì, così è troppo. Un impalatore di muri col fuoco. Ah, che cretina. Magari da qua si vede meglio. Boh sì, è tipo. C'è un sacco di fuoco, un sacco di fuoco, ma c'è anche un cerchio. Un cerchio sulla destra, che significa. Vedremo, scopriremo. Ha un logo molto molto complicato. Forse ognuno di quei simboli ha un preciso significato. Che abbia impalato anche l'albero? Chi può dire? Chi può dirlo? Più pali! Ma signore, ho detto più pali! Cos'è quella cosa così grossa? È un altro impalatore? Buonasera! Buonasera! È un gigante! È uno di quei giganti che c'era anche all'altro castello, ma questo è molto più addobbato e quella spada è bellissima, la voglio! E quei pali vanno a fuoco. Quindi un barbecue. Signore, c'è la grazia dietro. Castello di Ensis. Ti ricordi Mensis? La scuola di Mensis? Sì, è proprio uno di quelli che tanto ci ha finito con l'acqua. Quanto sarà forte lui? Non gli faccio assolutamente un cazzo. Eccoci qua. Aspettavo di capire se ci fossero attacchi ad area. Ma scusi, no, niente. Perché Oleg è sempre in vacanza? Non capisco. Che gli ho fatto a sto ragazzo? L'ho sempre trattato bene. L'ho pagato in tempo anche. Ogni volta. Forse devo usare altre magie? Anche lui le ha! Maledetto, 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 maledetto. Wow. Vediamo se le pietre.
parte dove è che hai già visti roll del genere? Allora, proprio così, ammetto che non mi ricordo. Di sicuro... Come vestito? Cazzo, sto che armi ha? Che magie usa? Scintipietra, tutto della cosa Raya Lucaria? Praticamente Raya Lucaria Buddies. Dai! Che cazzo di moveset è? Quando finisce questo attacco? Domani! Grazie! È carinissimo sto attacco, fatto l'uso anch'io. I piedi, le mani, i piedi, le mani, i piedi, la spada, i piedi. Dove va? Questo attacco dura veramente una cazzo di puntata di... Vabbè, ma che... Cioè, ma ti pare? Ma ti sembra... Io chiamo l'avvocato, non so, cioè... Ma puoi far durare un attacco così tanto? No, che magari mi droppa qualcosa di figo. No, i piedi no. Non riesco più a capire. Odio gli attacchi lenti, non capisco mai quando finiscono. Ok, ora è il momento di scappare dalle spadine. Okay, almeno le mie stesse magie mi ricordo. Quando sanguina? Non li va? Cioè, comunque l'ho riempito di botte. Perry me lo meritavo. Hai presente, no, quando senti TUM e dici grazie gioco, questo è il premio per aver fatto un botto di danni. Grasso magico reale? Parla di me! Sì! È mio le lucine! Che succede? Chi è quel tizio? No, basta, li odio, mi fanno paurissimo quelli con sta testa, madonna santissima. Speravo che non avrei mai più rivisti. Ha un po' sanguinato, l'ho visto. Allora, poveraccio quello, guarda come è caduto male. Secondo me, io ho una build sbagliata, è stata sbagliata. Adesso mi sembra di non fare più danni manco con le magie. Però vedremo adesso. Dunque, lui è arrivato da qui. Qui cosa c'è? Questo. Runa dei Runi dell'Ombra. Mi piace, un po' di runine da tenere da parte. Allora, se quello era un insediamento, questo è un avvertimento da parte di Mesmer che dice watch out, se arrivo io tutti impalati. Mi sembra sia uno che fa le tecniche o le tattiche di nascondimento. È più uno che dice sto arrivando, suonate le trombe, ecco. Quindi molto sicuro di sé. Molto... Sono più forte, sono più bravo. Questo è un altro castello. Immagino conquistato dall'impalatore. Belli cani, mi mancavano proprio. Ma come cazzo è possibile che un soldato semplice di merda mi ha appena tolto metà vita? Mi spieghi com'è possibile? Sto continuando a bere mana a casaccio perché ho sbagliato. Ma come cazzo? Ma guarda quanto mi tolgono! Ma com'è possibile? Questa cosa, cioè io devo togliere quella vita a te, non tu a me, è il contrario. Ma io che ho livellato a fare finora? C'è una grazia un po' più vicina. Che viziata che sono io, un sacco di grazie. Dovrei controllare dove vado per non perdermi in teoria. Però mi sembra di stare facendo il giro e sto tornando tipo indietro. Cos'è? Mi sembra che salti. Cosa sta succedendo? Sei un cane? Ma vaffanculo, uno scoiattolo! Lo scoiattolo! Allora, mi fai prendere i colpi però, eh? E che cacchio? Io così? E lo scoiattolo è tipo, mi fai passare? Ne ho visti un sacco tra l'altro al parco di Monza. Mi hanno risollevato l'anima e lo spirito. Sto perdendo, vero? Quello... Come si distinguevano i mimic? Dalla... mi ricordo.
Come si distinguevano? C'era tipo una corda? Vabbè, io apro, ciao. Recitare il cavaliere reale. Molto bene, molto bene. Inventario. No, no, ma che vaffanculo, no. Qui sono un filino sgravi. Tutti sti manco in Giappone. Tutti sti grazie manco in Giappone, dicono. Raggiungi velocità di danni di fede, devi dare un sacco di frammenti di merda, purtroppo. Capisco. Capisco. Capisco, capisco. Ma non ci sono i mimichi nel The Ring, o sbaglio? Ci sono i mimichi nel The Ring? Non mi ricordo, sapete? Tu l'hai detto. No, 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 non ho detto lo scoiattolo, ho detto fanculo a quel modello 3D lì presente. Tu devi andare a fare la chiamata, vero? Ah, sì. Grazie mille della tua compagnia. Ciao, ciao. Mi dispiace per la schiena. Anche a me. E... ci mancherai, io tra poco chiudo. Ciao, ciao. 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 Signore e signori, Emiliano! Yeah! È andato. È molto discreto. Ma è stato proprio uno stolto, perché non solo mi ha lasciato il Pokémon, l'ho rovesciato tutto sulle mie gambe e mi sembra ci sia del tonno, quindi mi fa anche schifo. È stato tutto storto. Ero tipo, ah! E invece sono rovesciato le bacchette. Lo trovo proprio schifo. Si è preso quelle radici di merda. Amici, io però devo chiudere. Bacchette flip. Avete visto proprio che giro di bacchette hanno fatto? Oggi sono proprio maldestra, non so fare moltissimo. Però è stato molto divertente prendersi questa pausa dal lavoro. Amici, io vado a continuare il lavoro che devo fare. Fate i bravi, mi raccomando. Noi non ci vediamo domani, perché... Aspetta. Sistema. No, per favore, per cortesia. Sistema, esci dal gioco. Sì, perfetto. Come le persone normali. Eccoci qua. Oggi belle clip sono venute fuori, sono contenta. Scusatemi se ho urlato, però questo gioco butta fuori il meglio di me. No, mi scambi il compleanno. È il tuo compleanno? No, è domani. Non c'è Emiliano, infatti abbiamo fatto la live insieme oggi. Che è stato un peccato comunque non... troppo forte. È stato comunque un peccato non goderci appieno perché ha mal di schiena. Io non sapevo avesse un così forte mal di schiena, purtroppo, perciò... è stata una sofferenza anche per lui fare un po' questa live. Amici, grazie mille della vostra compagnia, come al solito siete meravigliosi. Noi ci vediamo domani, io direttamente venerdì con la Wake, perché domani non c'è la live, l'abbiamo anticipata a oggi e io mi sono fatta una breve pausina di live, e venerdì con la Wake alle 3, esatto, esattamente. Potrebbe... ah, tra l'altro ho fatto questa cosa molto carina perché volevo provarla. Volevo mettermi le lentiggini che sono tipo... non si vedono tanto, perché l'ho fatto tipo... sai quando sei allo specchio e ti annoi e ti trucchi, no? Lo sappiamo tutti. Però potrei doverla anticipare, perché forse mi hanno trovato un biglietto per il concerto degli Stray Kids. E io ci volevo andare. Perché non mi interessava tanto da prendere biglietti, anche perché ho già perso Doja Cat, perché dovevo andare al TwitchCon. Tra l'altro non vi avevo detto che non avrei mai saltato Doja Cat per nulla al mondo, e invece l'ho dovuto fare perché servivo lì prima per il TwitchCon, quindi ho fatto una buona ragione. Ma siccome potrebbe esserci questo biglietto che vaga, potrei dover andare, cioè potrei voler andare a vederlo, e quindi forse se mi devo organizzare ad essere tipo lì alle 5-6, forse faccio la live un po' prima. Sei già di quanto anticipare? No, perché non so ancora se ho effettivamente i biglietti, purtroppo è un'informazione che mi arriva fra oggi e domani. Vuol dire che avete finito Layton? Non abbiamo finito Layton, purtroppo. Non abbiamo finito, purtroppo. È da rimandare. Sicuramente lo finiamo mercoledì prossimo. Scriviamo proprio finale nel titolo. A massimo finisce come i Ghost, dai. Ma non l'ho pagato, non l'ho pagato. Non l'ho pagato comunque. Le lenticchie. Si vede lo sbrilluccico? Sì! Non lo so, volevo... senza occhiali, in teoria, è meglio. Però devo capire se mi piace oppure no. Ho fatto delle prove, intanto. Amici, fate i bravi! Ti voglio bene, vi voglio bene anche io, ti voglio bene anche io, caro Gabritus. Io vi metto Lisa e ci vediamo venerdì. Sicuramente ci vediamo venerdì. A che ora vi faccio sapere. Bye bye, bye bye. Fate i cattivi, ho cambiato idea.
A venerdì. Grazie, vado a lavorare.